Da oggi finalmente niente più mascherina all'aperto. Mi pare che fosse da settembre che la stessimo portando ininterrottamente. Partito perfettamente puntuale, presto passeggerò per Pistoia. Sono in questo centro Olivetti a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, e finalmente recupererò una lettera 32 che mi ha prestato un'amica e che è qui in riparazione da tipo 3 anni. E non so se sia stata aggiustata, comunque me la faccio restituire. Sono qui con Roberto Morassi, che vi presento dopo. Sarà ospite a casa sua in questi 2 giorni. Questa è la macchina, dopo vediamo se è messa a posto. Sono in via degli Orafi a Pistoia, l'altra volta qui non mi era andata particolarmente bene, era il settembre 2019, quindi bisogna vendicare la sconfitta. Salve! Per ora confermo che la Toscana è una delle regioni che risponde peggio a ciò che faccio io. Si sono avvicinati solo 2 gemelli e gli ho chiesto se volevano sapere cosa stessi facendo e loro mi hanno detto no, stiamo solo guardando, e sono andati via. Non c'è spazio e quindi non danno ritmo alla Francia. Ho conosciuto Roberto nel 2019 grazie a Simona, una sua amica, che ha trovato in libreria questo, 21 vicende vagamente vergognose. Una raccolta di tautogrammi piccanti su personaggi celebri. In quel momento Roberto teneva un podcast in cui spiegava quali siano stati i giochi letterari più importanti nella storia. Simona ha fatto 2 cose, ha trovato la mia mail in rete e mi ha contattato e ha comprato un'altra copia del libro che ha regalato a Roberto. Roberto in una puntata ne ha parlato e io poi sono stato messo in contatto direttamente con lui e quindi Rob mi fa la prima volta che capiti a Pistoia, magari con la macchina da scrivere, visto che aveva spulciato in rete, aveva scoperto cosa facessi, sei ospite a casa mia. Dice Simone di non prendere caldo, eh? Hai ragione a telefono. Famiglia Bischeri, antica famiglia fiorentina, o Bischeri, non si sa bene, e aveva praticamente dei possedimenti vicino al Duomo e glieli volevano vendere, però chiedevano prezzi troppo alti e l'opera del Duomo non pagava. Alla fine che successe? Il palazzo li prese fuoco e alla fine dovettero darlo via per niente. Da qui il detto fiorentino. Mi chiama Bischero, qualcuno che si è fatto fregare, insomma, ecco. Allora, qui c'era in via del Fiasco una congrega dei pagliosi in cui per essere ammesso dovevi berti un fiasco intero in un giorno, no? In un giorno? Non male. Non vedo l'ora di entrare in questa congrega. Sono le prime persone che sono fermate a Pistoia, cioè prima c'è lui, ma loro sono i miei primi acquirenti. Ciao! Consegno animali all'avventura. Grazie mille, verrà super letto. Lei è Lilli, la vicina di casa di Roberto, che mi insegue da anni. Da anni, finalmente ti ho catturato. Scrivi che fai un sacco di domande. Marta, vero? Sì. È imbarazzata. No, scrivo più che altro poesia, però anche prosa. Ecco perché facevi tutte quelle domande sulla poesia. Sì. Ho salutato Roberto e ora torno a casa dopo più o meno 12 giorni di tour.